Allora io partirei senz'altro per questo secondo incontro sul catechismo della Chiesa Cattolica. La volta scorsa abbiamo fatto il sacramento dell'Eucaristia a partire dal paragrafo 1322, dopo una breve introduzione, una densa introduzione. Abbiamo letto e parlato dell'Eucaristia, fonte e culmine, ricorderete queste parole, no? Fonte e culmine della vita della Chiesa e dunque anche della vita del singolo cristiano. Questa sera siamo al paragrafo 1328. Come viene chiamato questo sacramento? Ci siamo, mi seguite tutti? Ok. Qui non vi meraviglierete dell'abbondanza di modi con cui viene chiamato. D'altra parte è una cosa ricca, ha tanti modi con cui viene espressa. Allora, il primo modo, qui dice, l'insondabile ricchezza di questo sacramento si esprime attraverso i diversi nomi che gli si danno. Ciascuno di essi ne evoca un aspetto particolare. Vediamo. Anzitutto Eucaristia. Eucaristia è un termine greco che indica ringraziamento, rendimento di grazie. Ecco, questo ricorda le benedizioni ebraiche. Non dimentichiamo che il ceppo sul quale cresce la nostra fede, sul quale è innestato, è l'ebraismo. Non a caso noi abbiamo tutto l'Antico Testamento come parola di Dio anche per noi. Dunque, la benedizione ebraica, soprattutto durante il pasto, su di essa si inserisce la parola Eucaristia. Infatti Gesù rende grazie mentre è a tavola. Secondo nome con cui viene chiamato è la cena del Signore, la stessa cosa praticamente che vi ho detto adesso, anche se il Catechismo aggiunge, oltre che la cena che il Signore ha consumato con i discepoli la vigilia della sua passione, è anche, e noi questo lo dimentichiamo molto facilmente, l'anticipazione della cena delle nozze dell'agnello. Terzo modo con cui viene chiamata la frazione del pane, o chi fa l'elegantone, fractio panis, in maniera latina. Questo era il rito tipico della cena ebraica ed è stato anche il gesto al quale i discepoli lo riconosceranno dopo la sua risurrezione, no? Ricorderete anche la cena i discepoli di Emmaus. Si fermò, prese il pane, allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero. Ecco, la frazione del pane. Ancora un altro modo è l'assemblea eucaristica. E questo indica il carattere comunitario. Non è che uno può celebrare da solo l'eucaristia. C'è una cosa che vi può sembrare piccolina, piccolina, e lo è. Il sacerdote di per sé non può celebrare la messa se non ha almeno un chierichetto, almeno uno presente, proprio perché non è una sua devozione particolare. Dico la messa per conto mio quando voglio, no? La messa la può dire solo per dirla da solo, deve avere, almeno se non sono cambiate le leggi, di avere un permesso del vescovo. Io ricordo quando da giovane prete avevo fatto la varicella e sono rimasto in casa una settimana nel tempo del contagio, ho telefonato al vicario episcopale chiedendogli il permesso e lui me l'ha accordato. Ecco. L'assemblea eucaristica. Poi ancora un altro nome, il memoriale della passione. Questo l'abbiamo sviluppato e poi lo riprenderemo ancora, ma vale la pena ripeterlo. Il memoriale non è
far memoria di un evento passato. Non è semplicemente ricordare un fatto del passato, ma riviverlo, ripresentarlo, riviverlo. Santo sacrificio perché attualizza l'unico sacrificio di Cristo, ma comprende anche l'offerta della Chiesa. E ancora il santo sacrificio è il sacrificio di lode, sacrificio spirituale. Quando noi celebriamo la Santa Messa, non dimentichiamo di portare all'altare tutta la nostra vita che è sacrificio e anche ciò che ci pesa, anche le nostre sofferenze. Poi c'è un altro termine, la santa e divina liturgia. Questo è un termine particolarmente caro agli ortodossi, agli orientali. La Santa Cena era cara, la cena del Signore, soprattutto al mondo protestante. Invece la Divina Liturgia è cara al mondo orientale. La comunione è cara al nostro mondo occidentale, che di per sé indica il cibo eucaristico, no? Il fare la comunione. E infine la Santa Messa. Voi tutti sapete che è il termine più usato e di per sé sarebbe quello meno bello, no? Perché derivava dal saluto in latino del sacerdote che alla fine della messa diceva: Ite, missa est, andate, è finita. La messa è finita, no? E quindi andate a rompete le righe. Poi andiamo avanti, sono corso via veloce perché questo basta saperle, non c'è niente. Eventualmente un indomani tutti voi avrete il catechismo, il testo, se uno deve consultarlo si può usare anche come consultazione. Infine c'è l'Eucaristia nella economia della salvezza. Ecco, dire economia della salvezza non vuol dire parlare di soldi. Economia vuol dire lo svolgimento, lo svolgersi, il dipanarsi della salvezza. L'Eucaristia nello svolgimento della salvezza. Io questo paragrafetto lo salterei, per andare al paragrafo 1337, ormai potete leggerlo voi, ma io sto cercando di scegliere i più belli e i più facili, non potendo leggerlo tutto evidentemente, l'istituzione dell'Eucaristia. E qui abbiamo dei testi veramente densi. Per esempio, qui comincia con il Vangelo di Giovanni, il Signore, avendo amato i suoi, li amò sino alla fine, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, mentre cenava, lavò loro i piedi, diede loro il comandamento dell'amore, e poi ci sono quattro righe che non fanno parte del Vangelo, ma sono molto pregnanti, per lasciare ai suoi discepoli un pegno di questo amore, per non allontanarsi mai dai suoi. Sarò sempre con voi, aveva promesso. E per renderli partecipi della sua Pasqua, inventa, il termine giusto è, istituisce l'Eucaristia come, ecco che ritorna la parola, come memoriale della sua morte e della sua risurrezione. Rilego questo pezzettino, Per lasciare ai suoi discepoli un pegno di questo amore, per non allontanarsi mai dai suoi, vediamo di ammettere ancora questo che arriva adesso, per non allontanarsi mai dai suoi e renderli partecipi della sua Pasqua, e poi magari qualcuno poi dopo non fa l'Eucaristia, non la vive. Istituì l'Eucaristia come memoriale, memoria viva, memoria ripresentata, memoria rivissuta della sua morte e della sua risurrezione.
Scusate se ribadisco, ma ci conceda lo Spirito Santo di capire come andare o non andare a messa anche tutti i giorni. Non è che uno è più bravo e meno bravo, che uno acquista punti, sale in classifica, ma è partecipare del sangue di Cristo, del memoriale di Cristo. E comandò ai suoi discepoli di celebrarla fino al suo ritorno, costituendoli in quel momento sacerdoti della nuova alleanza. Avevo parlato già del sacerdozio battesimale o sacerdozio regale di tutti i battezzati. Qui invece parlo del sacerdozio ministeriale o del sacerdozio come sacramento o sacerdozio ordinato. Quindi, se qualcuno vi chiede, ma quando Gesù istituisce i preti, il giovedì santo nell'Eucaristia, quando dice fate questo in memoria di me. E quindi è invalso da un po' di tempo, io stesso l'ho sperimentato, che al giovedì santo la gente prega, fa gli auguri al sacerdote, dice oggi è la festa dei sacerdoti, non dimenticatelo. Ecco. Saltiamo il 1338, un piccolo paragrafetto, e arriviamo al 1339, che anch'esso è molto denso, anche semplicemente perché è fatto tutto di citazioni bibliche. Gesù ha scelto il tempo della Pasqua per compiere ciò che aveva iniziato a Cafarnao. Dare ai suoi discepoli il suo corpo e il suo sangue. Venne il giorno degli azimi, nel quale si doveva immolare la vittima di Pasqua, secondo il rito ebraico. Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: andate a preparare per noi la Pasqua, perché possiamo mangiare. Vi ricordate, no? Li manda in città dicendo: dove troverete un asino legato, slegatelo, verrà fuori uno, vi chiederà cosa state facendo, e così. Essi andarono e prepararono la Pasqua. Quando fu l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui. Poi, in abbondanza, non dimentichiamo che la Pasqua non è un termine cristiano, anzitutto. Ma è un termine ebraico, che vuol dire il passaggio, con una pluralità di significati, ma sostanzialmente il passaggio dell'angelo sterminatore che saltava le porte degli ebrei sul cui stipite c'era quel segno col sangue dell'agnello immolato, no? Poi la Pasqua è passata anche a indicare il passaggio di Gesù dalla morte alla vita, e anche per noi il fare Pasqua, con la confessione e la comunione, il passare dal peccato alla vita di grazia, la Pasqua. Per questo dire la parola il mistero pasquale, il sacrificio pasquale, credo che sia il termine più vero, più bello, molto più ricco che dire messa, anche se abitualmente usiamo questo qui che è più spiccio, ecco. E prepararono la Pasqua. Quando fu l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui e disse: ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi. Che bello, eh? A leggere con calma e bene il Vangelo e la liturgia. Questo ardentemente. Gesù ci amava col cuore, eh? Gesù ci amava con l'affetto. Prima della mia passione, perché vi dico, non la mangerò più su questa terra, finché essa non si compia nel regno dei cieli. Poi preso un pane, rese grazie a Dio, lo spezzò
ecco la fractio panis, e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato in sacrificio, che è offerto in sacrificio per voi. Fate questo in memoria di me. E con ciò istituisce gli apostoli come sacerdoti. Se devono fare questo in memoria di lui, devono essere come lui. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza. Non dimentichiamo che siamo dentro nel rito ebraico della Pasqua, dell'antica alleanza. Cioè, no, questa è la nuova alleanza nel mio sangue che viene versato per voi. Ecco. Numero 1340. Io vado avanti perché questi sono testi che conosciamo molto bene. Avremmo solamente bisogno di lasciarli riecheggiare dentro di noi, ma questo non è il catechismo, questa sarebbe la meditazione o la predicazione. En passant, vi rubo 2 minuti per dirvi come nello stile della letteratura ci sono diversi generi letterari, c'è il genere letterario del romanzo, il genere letterario epico, poesia. Il genere letterario della fantascienza, il genere letterario della narrazione, il genere letterario della poesia, il genere letterario della fantascienza e così via. Così nel campo della spiegazione della nostra fede ci sono, chiamiamoli non generi letterari, ma per spiegarci qualcosa, c'è la catechesi. La predicazione, c'è l'invocazione. Ora, se io faccio una catechesi, cerco di spiegare anche, non solo effettivamente, ma anche affettivamente la mia vita, la mia fede. Adesso sto facendo invece una lezione, dove il sentimento è molto meno che la catechesi. La predicazione è ancora un genere diverso. Allora, il contenuto è sempre lo stesso, è Gesù, è la conoscenza della nostra fede. Però in una lezione io cerco di spiegare il contenuto. In una predicazione io uso uno stile di invitare alla conversione. No, cari amici, questo è. Dunque andiamo a messa, dunque venite a messa anche i giorni feriali. E questo non lo dico normalmente quando faccio una catechesi o una spiegazione di un catechismo così. Anche se poi è difficile separare le une cose dalle altre, ma sostanzialmente una cosa è far catechismo, che è più asettico, diciamo, un'altra cosa è fare la predicazione. Un'altra cosa è fare un discorso spirituale di meditazione e così via. Fate questo in memoria di me. No, c'è cioè il numero 1340 dice: celebrando l'ultima cena con i suoi apostoli, durante un banchetto pasquale, lo dicevo di origine ebraica, Gesù ha dato alla Pasqua ebraica il suo significato definitivo. Per questo si chiama, questa è la nuova ed eterna alleanza. Già il banchetto degli ebrei era l'antica alleanza. L'Eucaristia è la nuova ed eterna alleanza. Gesù ha dato alla Pasqua ebraica il suo significato definitivo. Infatti, la nuova Pasqua, il passaggio di Gesù al Padre attraverso la sua morte e la sua risurrezione è anticipata nella cena e celebrata nell'Eucaristia che porta a compimento la Pasqua ebraica.
Paragrafo 1341. Qui spiega un pochettino più ampiamente cos'è il memoriale. Io ve l'avevo già spiegato, ma ve lo rilego. È come andare avanti a centri concentrici, no? Il centro è sempre lo stesso, ma il cerchio si allarga e abbraccia più spazio. Quando Gesù comanda di ripetere i suoi gesti e le sue parole finché egli venga, come sarebbe bello non dimenticare tutte le parole, eh? Nell'attesa del annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta, anche se noi ci dimentichiamo. E quando muore una persona ci sembra che crolla il mondo, e così è anche per il nostro affetto, ma di per sé è il compimento del disegno di Dio. Siamo creati per il paradiso. Purtroppo bisogna passare dalla porta stretta della morte, ma non siamo qui sulla terra per sempre. Quando Gesù comanda di ripetere i suoi gesti e le sue parole finché egli venga, non chiede soltanto un ricordo di lui e neanche di quello che ha fatto. Egli adimira la celebrazione liturgica, per questo possiamo dire che la cena del Giovedì Santo, Gesù inventa il sacerdozio, istituisce il sacerdozio, Gesù istituisce la Santa Messa. Egli adimira la celebrazione liturgica per mezzo degli apostoli e dei loro successori, il memoriale. Vedete, qui lo mette anche in corsivo per evidenziarlo, no? Il memoriale di Cristo, della sua vita, della sua morte, della sua risurrezione e della sua intercessione presso il Padre. Adesso qui faccio uno sforamento, una divagazione. Non è molto saggio quando uno comincia ad accostare le prime volte la fede cristiana. Per prima cosa portarlo a messa. Poi dopo va bene anche quello, perché dove non arriviamo noi arriva lo Spirito Santo. Però noi gli diamo già il clou, il vertice di tutto. Dovremmo fargli conoscere la persona di Gesù. Qui dice la sua vita, la sua morte, la sua risurrezione, il memoriale. Ecco. Guardate, io faccio delle affermazioni, prendetele per quello che valgono, eh? Cioè non è oro colato. Non sono scemenze, spero. Però, insomma, certe volte il Signore a tante strade arriva magari addirittura con quella che a noi sembrerebbe l'ultimo pezzettino, arriva con quello. Però di per sé non. Così, insomma. Fin dall'inizio, paragrafo 1342, fin dagli inizi la Chiesa è stata dunque fedele a questo comando di Gesù. Infatti, quando si parla negli Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetto 42, quando si parla della Chiesa, si dice: essi erano assidui. I quattro elementi, no, che conosciamo molto bene. Primo, nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli. Secondo, l'unione fraterna. Terzo, la frazione del pane. Quarto, le preghiere. Ecco, no? Erano assidui, quindi il verbo, l'aggettivo assiduo, denota che non era una cosa che avveniva una tantum, ma con frequenza, con assiduità, l'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, e guardate che questo dovrebbe essere dentro nella vita della Chiesa. Se nella vita delle nostre parrocchie manca questo, non c'è la Chiesa. Sarà una onlus, sarà una ong, ma non è Chiesa. Primo, l'ascoltare l'insegnamento degli apostoli.
Pensate alla parte che dovrebbe avere la lettura. La lettura. Io qui dico e qui nego. Mi fa ridere chi in tempo di pandemia annuncia la parola di Dio con la mascherina davanti al microfono. Mi fa ridere. Io piuttosto metto un qualche cosa sul microfono che poi dopo cambio, un piccolo. O disinfetto, ma io vorrei che sì, la parola di Dio deve meritare tutto il rispetto. E così gli impianti della Chiesa, gli impianti di amplificazione, un buon parroco dovrebbe spendere dei buoni soldi lì affinché la parola di Dio sia onorata e sia trasmessa bene. E anche la gente che va a leggere, non chiama su. Nella prima comunione un bambino fa tanto tenerezza, un bambino che va da sua dice, signori, dobbiamo dare dignità alla parola di Dio. Ascoltare l'insegnamento degli apostoli, l'unione fraterna. Se non c'è, se stai presentando la tua offerta all'altare e ti ricordi che tuo fratello, non tu, tuo fratello ha qualcosa contro di te, pianta lì e vai a telefonargli subito. Ma sono qui in chiesa. Dillo a Gesù. Gesù, mando il mio angelo custode a chiedergli scusa. E poi appena esco gli faccio una bella telefonata dicendo: guarda, ho celebrato messa, ma ti ho chiesto scusa in Gesù. Nell'unione fraterna, nella frazione del pane, l'Eucaristia vera e propria, e nelle preghiere. E infine dice, ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa. Non è che celebravano l'Eucaristia, la fractio panis, nel tempio, ma nelle case. Tant'è vero che le case erano chiamate anche ecclesiola, piccola chiesa. Spezzavano il pane a casa, prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore. Ancora due paragrafi e poi per stasera finisco. 1343 dice: soprattutto il primo giorno della settimana, cioè la domenica, domenica deriva da Dominus, che vuol dire il Signore. Domenica, dies dominica, era femminile, giorno del Signore, il giorno della risurrezione di Gesù. I cristiani si riunivano per spezzare il pane, dice gli Atti. Da quei tempi la celebrazione dell'Eucaristia si è perpetuata fino ai nostri giorni, così che oggi la ritroviamo ovunque nella Chiesa con la stessa struttura fondamentale e diventa il centro della vita della Chiesa. Una mia opinione, la messa del sabato sera prefestivo vale, però. Se uno dice, io comincio ad andare a messa il sabato sera, così la domenica non mi cambio, sto in tuta, faccio i miei lavori a casa, secondo me non ci siamo. Non ci siamo. Anche perché la domenica non è il giorno della messa, ma è il giorno del Signore. E una volta l'avevano ben capito i nostri, che al pomeriggio ritornavano in chiesa per la dottrinetta o per i vesperi. Dopo che al mattino era stata messa. Don, ma oggi la gente salta la messa come in te, questi sono i risultati di come va la nostra fede, no? Vabbè. Concludo con una citazione che senz'altro avete sentito e altrimenti prendetevi un appunto, andate a cercarla in internet, I martiri di Abitene. Oppure ci sono altre versioni, Abilene, Abitane, martiri di Abitene, che era una comunità nel Nord Africa, a quel tempo dove c'è la Mauritania, l'Algeria, la Tunisia, era un fiorire.
vita cristiana, adesso dell'Islam. E questi, siccome l'imperatore aveva proibito di trovarsi in gruppo a celebrare l'Eucaristia, questi l'hanno celebrata, la polizia li ha scoperti, li ha arrestati, li ha sottoposti a processo e ha detto: ma perché avete disubbidito all'ordine dell'imperatore? Nel latino loro rispondono e dicono: sine dominico non possumus. Dove dominico non vuol dire domenica, ma dominico vuol dire l'Eucaristia, il cibo del Signore. Sine dominico non possumus. Non ce la facciamo a restare vivi, non ce la facciamo andare avanti nella nostra fede. È bella, eh? Io vi suggerirei, e concludo, andate a cercare su internet o su Qumran. Non so se conoscete questa banca dati, Qumran.net, è una grande banca dati cattolici in cui volontariamente, anch'io ho mandato tanto mio materiale a suo tempo, viene raccolto e lì con un motore di ricerca puoi trovare un mare di roba, no? Ecco. Oppure anche con Google cercate martiri di Abitene. E vediamo un po' cosa vuol dire. Questi hanno accettato l'arresto e l'uccisione per partecipare all'Eucaristia. Ciao amici, sono 31 minuti e 45, 32 minuti. Io interrompo la mia registrazione perché poi questo avete visto che l'ho mandato anche al mio circuito, no? Ed è stato messo anche sul mio canale di YouTube. Perché qualcuno dice: ma io non posso partecipare a questo meet, non posso, se me li dà, vabbè, faccio così.